Originariamente atteso per il mese di settembre 2022, Xenoblade Chronicles 3 è stato anticipato a sorpresa e il suo lancio in esclusiva su Nintendo Switch è ora fissato al prossimo 29 luglio. Siccome la data di uscita è ancora abbastanza lontana, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora in nostro possesso sul terzo capitolo numerato del fortunatissimo franchise di Monolith Soft. Prima di procedere col video, la cui visione è comunque consigliata soltanto a coloro che hanno già completato i precedenti capitoli, in quanto potrebbe includere degli spoiler, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo contenuto di Avrii.it. Laddove il primo Xenoblade Chronicles si era concluso con la creazione di un nuovo pianeta per mano di Shulk e Alvis, il commovente e al contempo ambiguo filmato finale del secondo episodio aveva lasciato intendere ai fan che questo fosse in realtà il risultato della fusione tra il mondo in cui era ambientato il capostipite del brand e l'ancor più meraviglioso Alrest, ossia la Terra del Secondo. Non a caso, dopo aver attraversato una fenditura dimensionale, i giganteschi titani di Xenoblade Chronicles 2 si sono letteralmente uniti alla terraferma per formare due continenti ancora più grandi. Se per quattro lunghi anni ci siamo dunque domandati se il ripristino del mondo, menzionato dallo scienziato Klaus, andasse effettivamente interpretato come la definitiva riunificazione delle due realtà parallele, Nintendo e Monolith Soft si sono infine decise a fugare una volta per tutte qualsiasi dubbio, dichiarando che la trama di Xenoblade Chronicles 3 sarà collegata ai futuri di entrambi i giochi precedenti. Del resto, se Tetsuya Takahashi ha spiegato personalmente che la key visual principale presenta sia lo spadone di Mechanis che il corpo ferito dell'Uraia, osservando con attenzione il trailer di annuncio, qualsiasi fan di vecchia data avrà certamente notato parecchi riferimenti ai primi due capitoli numerati, le cui storie un tempo simultanee dovranno stavolta convergere in un unico racconto. Chiamata Ionios, l'inedita terra che ospiterà le vicende di Xenoblade Chronicles 3 si direbbe comunque in tumulto tanto quelle che l'hanno preceduta, poiché tra le nazioni di Keves e Agnus è infatti scoppiato un aspro conflitto che sta dilaniando il mondo intero. Al momento non sono ancora state confermate le ragioni che spingano i due paesi a farsi la guerra, ma è assai probabile che queste vadano ricercate nella totale diversità, per non dire incompatibilità, tra gli stessi. Se la nazione di Keves può contare su una tecnologia meccanica avanzatissima e i suoi eserciti sono per lo più composti da agghiaccianti veicoli bellici, la forza della rivale Agnus risiede invece nella tecnologia magica. Non per nulla le sue truppe sono specializzate nel combattimento con l'etere. Delle differenze piuttosto marcate e difficilmente superabili, le cui origini ci sono parse subito chiare. Capeggiato da una minacciosa Yentia mascherata e vestita di nero, il popolo di Keves sembrerebbe difatti discendere dagli abitanti di Bionis e Mechanis, il che spiegherebbe il motivo per cui le sue macchine ricordino così tanto i terribili Mekon del primo Xenoblade Chronicles, mentre la presenza dei Gormotti, degli umanoidi contratti felini tra la gente di Agnus, lascerebbe intendere che la seconda nazione sia popolata da coloro che un tempo vivevano su Alrest. Provenendo da mondi diversi, vi è la concreta possibilità che le rispettive razze non siano state in grado di appianare le proprie differenze e che la convivenza forzata le abbia infine spinte sul piede di guerra. Quello che sappiamo per certo è che il canovaccio narrativo di Xenoblade Chronicles 3 riunirà tre soldati di Keves e altrettanti guerrieri di Agnus per far intraprendere loro un viaggio epico e volto a preservare la vita stessa. Il protagonista maschile della vicenda sarà appunto il giovane Noah, un soldato Keves dalle fattezze umane ed equipaggiato con uno spadone vagamente simile alla Monado di Shulk. Se sul conto di Lance sappiamo soltanto che il tenace guerriero di Keves brandirà un'immensa spada utilizzabile anche come scudo, è il look della sua amica di infanzia Yuni ad averci incuriosito non poco. Dotata di una personalità forte e abituata a non avere peli sulla lingua, la guaritrice del gruppo sembrerebbe discendere dagli Aientia, ma per qualche motivo le sue ali appaiono nere anziché essere bianche. Per quanto riguarda invece gli eroi di Agnus, la graziosa quanto agile gormotta di nome Mio sarà la protagonista femminile del racconto e in battaglia userà una coppia di chakram. Nella sua squadra troveranno posto l'astuto Tyon, uno sciamano dotato di intelligenza e perspicacia, e la minuta soldatessa chiamata Sena, che a dispetto di quanto suggerito dall'aspetto, disporrà di una straordinaria forza fisica e potrà infatti schiacciare qualsiasi nemico col suo possente martello. La presenza di un cast totalmente rinnovato ci porta a sospettare che Xenoblade Chronicles 3 sarà ambientato diversi anni, per non dire decenni o addirittura secoli, dopo la conclusione dei primi due. Ciò nonostante, siamo abbastanza fiduciosi sul fatto che questo possa riportare sulla scena almeno un paio di volti già noti.
Menzionata poc'anzi, la misteriosa donna vestita di nero indossa una maschera che ne nasconde il viso, ma la sua altezza, la pettinatura e il colore dei capelli sono pressoché identici a quelli di Melia, che essendo appunto una Haientia potrebbe benissimo essere ancora giovane e bella. Anzi, trattandosi della rispettata e carismatica regina del popolo alato, non ci stupirebbe affatto se questa finisse per assumere il comando di tutte le genti di Keves. La gormotta col cappuccio, comparsa subito dopo la Haientia mascherata, ricorda invece la combattiva Nia, anche perché si direbbe che nel suo petto sia incastonato lo stesso cristallo nucleico a suo tempo posseduto dalla semi-umana che viaggiava con Rex. Sia nel primo che nel secondo caso si tratta insomma di somiglianze troppo marcate e sospette per essere soltanto casuali, ma purtroppo dovremo attendere diversi mesi per far cadere le maschere e capire se le nostre vecchie compagne di avventure torneranno a questo giro nel ruolo di antagoniste. Passando all'analisi del sistema di combattimento, dobbiamo innanzitutto precisare che gli scontri dell'attesissimo RPG inizieranno ancora una volta quando il personaggio controllato dal giocatore si avvicinerà ai nemici sempre visibili sulle sterminate mappe di matrice open world. Rispetto al passato, però, a questo giro il party non si dividerà in membri titolari e di riserva, ma tutti e sei i componenti della banda potranno scendere contemporaneamente in campo e lottare all'unisono. Una soluzione, quella adottata da Monolith Soft, che a nostro avviso promette tanto caos e battaglie a dir poco sensazionali, specie se consideriamo che nel corso dell'avventura potremo persino contare su alleati aggiuntivi, come i Nopon intravisti nel trailer, che come spiegato dal publisher contribuiranno attivamente ai combattimenti e incarneranno il settimo membro del gruppo. Purtroppo abbiamo appreso che gli attacchi standard continueranno a essere automatici, ma per nostra fortuna e similmente a quanto avveniva nel fenomenale Xenoblade Chronicles 2, il ruolo dell'utente in battaglia non si limiterà affatto al posizionamento delle unità e all'attivazione delle tecniche speciali. Seguendo l'esempio del suo illustre predecessore, non solo il nuovo capitolo del franchise permetterà infatti di infliggere agli avversari uno stato simile al fiaccamento, offrendo di conseguenza una breve finestra temporale in cui colpire duro e sfruttare a proprio vantaggio qualsiasi debolezza elementale, ma come da noi auspicato presenterà delle interessantissime meccaniche che nel mezzo dei combattimenti richiederanno un costante ed elevato tasso di attenzione da parte del giocatore. Non è ancora chiaro se durante lo svolgimento delle dispute potremo assumere in qualsiasi momento il controllo di un diverso personaggio del gruppo, ma un paio di clip di gameplay ci ha rivelato che, in condizioni non meglio specificate, sarà possibile premere un tasto per innescare la fusione tra due compagni. Mescolando i rispettivi pensieri e desideri, le coppie formate da Noah e Mio, Lance e Senna, Yuni e Tyon potranno dar vita a potentissimi colossi chiamati Uroboros, dei bestioni che ambedue le fazioni di Aionios tenteranno di estirpare con ogni mezzo possibile. Evocabili attraverso la funzione chiamata Sintonia, ciascuno di questi esseri avrà un diverso set di attacchi e, stando a quanto sottolineato da Nintendo, decidere il momento esatto in cui innescare la trasformazione potrebbe rivelarsi la chiave per conseguire la vittoria e ribaltare situazioni a prima vista senza via di uscita. Dal momento che nessuna clip di gameplay ci ha permesso di ammirare i tre Uroboros in prima linea, per ora non sappiamo se durante le battaglie avremo effettivamente la libertà di fondere tutte e tre le coppie, tuttavia il nostro sospetto è che i tre colossi si riuniranno solo in determinati passaggi della campagna. Osservando attentamente l'interfaccia utente, abbiamo comunque notato che gli Uroboros non presenteranno alcuna barra HP, tant'è che accanto ai nomi dei personaggi entrati in modalità sintonia comparirà invece una barra inedita. Basandoci unicamente sul trailer, si direbbe che questa si riempirà col passare dei secondi, alterando il livello del gigante ottenuto attraverso la fusione. La presenza della dicitura Warning nell'angolo in alto a destra della stessa ci spinge inoltre a credere che, una volta riempito anche l'ultimo segmento, la coppia in sintonia tornerà alle proprie sembianze originali, magari dopo essersi esibita in uno spettacolare attacco speciale. Mettendo da parte gli Uroboros, l'interfaccia utente di Xenoblade Chronicles 3 suggerisce il ritorno degli attacchi di gruppo, che questa volta prenderanno il nome di Chain Attack. Utilizzabile dopo aver riempito la barra circolare posta nel lato destro dello schermo, questa meccanica offrirà a tutti i guerrieri in campo la possibilità di sfoggiare e concatenare le rispettive tecniche speciali, allo scopo di superare le difese del bersaglio e infliggergli dei danni considerevoli. Chiamato Brave Assault, l'ultimo colpo della combo dovrà
dovrebbe infatti vantare un boost di potere pari al 250%, risultando potenzialmente fatale per qualsiasi nemico già indebolito. Richiamabile attraverso il tasto ZL, il menu tattica è invece una novità assoluta. Il trailer non ci ha mostrato il suo esatto funzionamento e possiamo solo ipotizzare che questo sia legato al cambio di classe. Monolith Soft ha del resto spiegato che ognuno dei sei eroi della vicenda sarà specializzato in una propria classe, con punti di forza e caratteristiche specifiche. Tuttavia, progredendo con la campagna, i giocatori saranno liberi di cambiare le classi dei loro beniamini e personalizzare a piacimento il team. È pertanto plausibile che il menu tattiche possa cambiare al volo la configurazione del party e permettere alla banda di adattarsi alle diverse situazioni fronteggiate. Per la gioia degli affezionati, i filmati finora diffusi da Nintendo e Monolith Soft ci hanno permesso di ammirare una parte degli sterminati paesaggi che contraddistinguono la saga e che ancora una volta potremo esplorare in lungo e in largo alla ricerca di tesori nascosti, rare materie prime o quant'altro. Caratterizzate da una profondità di campo notevole, le ambientazioni inedite si direbbero persino più dettagliate di quelle ammirate in Xenoblade Chronicles 2, che già di suo spingeva molto spesso gli utenti a lasciare il controller per contemplare la bellezza dei paesaggi circostanti. In attesa di scoprire se nel nuovo gioco ritroveremo le varie attività opzionali proposte dai suoi antenati, il trailer di annuncio ha rivelato che Noah e i suoi compagni avranno accesso a qualche mezzo di trasporto, come ad esempio il motoscafo utilizzato per attraversare un mare infestato da spaventosi serpenti marini di grandi dimensioni. Mettendo da parte Xenoblade Chronicles X, che permetteva ai suoi protagonisti di pilotare dei veri e propri mecha, si tratta di una novità assoluta per la serie di Monolith Soft, che fino a questo momento ci ha sempre costretti a coprire a piedi, o al limite a nuoto, grandissime distanze. Abbiamo apprezzato non poco la scelta del sodalizio nipponico di affidare nuovamente il character design ai maestri Masatsugu Saito e Koichi Mugitani, che la volta scorsa erano riusciti a dar vita a personaggi visivamente splendidi e accattivanti. Basandoci sugli asset in nostro possesso, la sensazione è che il duo sia riuscito persino a superarsi. Il percorso comunicativo di Xenoblade Chronicles 3 è ancora lontano dal concludersi e molti aspetti del prodotto verranno esplorati soltanto nel corso dei mesi a venire, eppure l'ultima fatica dei ragazzi di Monolith Soft ha già guadagnato un sacco di posizioni nella classifica dei più interessanti JRPG in uscita nell'anno corrente. Ora come sempre la parola aspetta a voi. Cosa ve ne pare di Xenoblade Chronicles 3? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso il riquadro dei commenti e non dimenticatevi di condividere il video nel caso sia stato di vostro gradimento.